Io ho conosciuto la Morra nel 2005, mentre leggevo un documentario sul Veneto, sulle sagre, a Caprino Veronese, quindi non lontano da qui, perché quando si vede la Morra la prima volta è come vedere Venezia la prima volta, è incredibile. Io all'inizio addirittura volevo fare un cortometraggio senza, cioè non un documentario, un cortometraggio con 10 minuti senza parole, solo gesti, mani, voci. Ho saputo che ci sono morre diverse nel mondo, perché Oscar, il mio protagonista, me l'ha detto e l'ha scritto nella sua tesi. Quindi la Morra in Corsica è molto diversa da quella che si gioca qui, in Trentino, in Friuli. No, a Parigi non si gioca la Morra per niente. No, io sono il campione di Morra di Parigi. Mi sono autodichiarato e finché nessuno mi batte sono il campione. Non avrei mai potuto fare questo mestiere in Italia. Perché non è contemplato. In Francia c'è una cosa molto particolare che si chiama intermittence du spectacle, intermittenza dello spettacolo, più o meno, che funziona per me, cioè per un regista, funziona per te giornalista, funziona per il fonico, per il cameraman, per i produttori, ma anche per gli attori di teatro, funziona per qualsiasi mestiere che ha qualcosa a che vedere con la cultura. Se riesci a lavorare un tot di ore all'anno, il resto dei mesi di quell'anno lì sono retribuiti allo Stato, perché lo Stato decide di investire su queste risorse. E l'altra cosa che mi permette di vivere in Francia i documentari è che la televisione francese ha bisogno di documentari, perché ci sono degli spazi dedicati al documentario che in Italia non esistono. Assolutamente sì, giocherò a Morra domani e mi farò battere dai sardi, ma è così.